Oggi faccio una ricetta con voi tanto facile quanto buona, soprattutto veloce. Spaghetti con alici, olive nere e mollica di pane abbrustolita. Una bontà. Iniziamo. Per prima cosa dobbiamo abbrustolire un po' di mollica di pane. Goccio d'olio in una padellina, mettiamo la mollica e la facciamo abbrustolire. Abbrustolito il pane, lo mettiamo da parte, accendiamo la fiamma, olio extravergine di oliva in padella. Mettiamo 3 spicchietti d'aglio e li facciamo rosolare leggermente. Quando l'aglio sarà leggermente dorato, mettiamo qualche cappero, le nostre belle acciugone sotto sale o sott'olio. Abbassiamo un po' la fiamma e le facciamo sciogliere nell'olio, schiacciando anche i capperi. A questo punto mettiamo le olive, tagliate piccole piccole. Ma giusto due. E a fiamma bassa, 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 bassa facciamo cuocere per tutto il tempo della cottura della pasta. Quindi, visto che l'acqua bolle, la saliamo subito e mettiamo a cuocere gli spaghettoni. 30 secondi prima della fine della cottura della pasta, togliamo gli spicchietti d'aglio. Mettiamo una puntina di peperoncino, questo è molto piccante. Diamo una veloce mescolata e trasferiamo la pasta in padella. Ecco qua. Ovviamente sarà necessario aggiungere, guardate che bella, un cucchiaio d'acqua di cottura della pasta. E facciamo finire di cuocere mescolando frequentemente in modo che rilasci tutto l'amido. Perfetto. Fine cottura, spegniamo la fiamma, aggiungiamo un po' di prezzemolo, diamo una mescolata e serviamo subito. Guardate che bel piatto, ci mettiamo la mollica croccante, bella brustolita, ed ovviamente assaggio con voi. Io devo correre a mangiare prima che si raffreddi. È eccezionale. Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo. Se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi ne approfitto per augurarvi buon appetito!